Il Lecce ha brindato al primo successo stagionale, seppur in Coppa Italia, ma quanta fatica e quanti fischi prima di poterlo conquistare. Il 3-2 finale premia infatti l'impegno dei giocatori salentini, fa passare il turno all'Udinese in virtù del 2-0 dell'andata e conferma l'impressione che si ha da inizio stagione. Grandi qualità caratteriali mal supportate dai mezzi tecnici a disposizione. In uno stadio pressoché deserto comincia lo show ospite. Dopo una traversa di Gerson, al 36esimo, Pittana inventa il tiro impossibile, impallina Torsi all'incrocio dei pali. Passano solo 3 minuti ed è il raddoppio firmato da Desideri in slalom con la complicità di Biondo. Si chiude il tempo così in un turbine di contestazione. La ripresa invece mostra il lato migliore del Lecce. Al 4° minuto Russo si fa perdonare le indecisioni precedenti accompagnando in rete questo facile pallone. Al 23esimo Melchiori offre un saggio della sua abilità con la sfera piazzata come una piuma nelle assette. Dopo la mezz'ora il rigore che offre la vittoria su un piatto d'argento, se lo procura Ceramicola e lo realizza per il 3-2 conclusivo. L'affermazione non salva però in ogni caso la dirigenza giallorossa dalla contestazione degli ultra della curva nord. Un assaggio di cosa potrà accadere domenica prossima in Lecce-Atalanta.